Ciao a tutti e ben ritrovati per la terza puntata di Sport Day dedicata al volley Segrate. Ospite di questa puntata è l'opposto Bram van den Dries. Ciao Bram. Ciao, buongiorno. Iniziamo a parlare con Bram, che tra l'altro è sfortunato perché arriva il primo ospite a parlare dopo una sconfitta. Comunque cominciamo a parlare di te, del tuo arrivo in Italia, che è arrivato 3 anni fa, hai giocato 2 anni in A1, quest'anno hai scelto la 2 Segrate. Quali motivazioni? Sì, 2 anni fa era il primo anno che sono venuto in Italia, sono andato a Latina, poi l'anno scorso ho giocato a San Giustino, ho fatto 2 anni in A1 ma non come titolare. Allora quest'anno ho scelto di giocare perché sono ancora abbastanza giovane, 22 anni, e ho scelto perché voglio giocare e fare il meglio per Segrate. Sei arrivato, tu sei un nazionale, quindi quest'estate hai avuto un'estate ricca di impegni, sei arrivato un po' più tardi degli altri. Questo è stato un problema o hai recuperato velocemente l'intesa? No, secondo me perché ho già giocato, devo solo trovare la palla con Fabroni, il palleggiatore, ma l'avevo già giocato con lui a Latina 2 anni fa, perché all'inizio sì, ma adesso questa è la 4 settimane che sono qua, secondo me abbiamo trovato la palla e no, siamo sulla giusta strada. Quindi con Marco c'era già un'esperienza di un anno, ti stai trovando bene e ti sei trovato bene. Sì. Però iniziamo a parlare della partita di domenica. Domenica non avete fatto bene. Cosa è successo domenica a Molfetta? Sì, abbiamo perso 3-0, una brutta sconfitta. E per quello che riguarda la squadra, non c'era uno che ha giocato male, abbiamo tutto subito durante la partita, non abbiamo giocato tutti un po' male. Avete fatto arrabbiare parecchio Daniele Ricci, però. Sì, era arrabbiato e è normale secondo me, perché questa squadra quando giochiamo un pochettino un po' meglio possiamo vincere anche giocando male. Invece così non è successo. Una caratteristica della partita, specialmente nel primo set, sono stati gli alti e i bassi. Ci sono stati parziali a favore vostro, e anche a favore di Molfetta. Come mai questo andamento, secondo te? Secondo me perché siamo una squadra prima abbastanza giovane, ma non per questa, perché non era il nostro giornato. Secondo me quando abbiamo sbagliato troppo e quando giochiamo una partita normale non sbagliamo così tanto, non abbiamo così morati contro di loro e per loro secondo me è più normale perché è una neopromossa, non è una squadra fortissima. Quindi secondo te loro hanno Sì. messo il 120% E e voi noi? non siete riusciti a Sì, farlo? giusto, Ci sono, parlando della tua prestazione, tu hai fatto molto bene in attacco la partita con Avellino, Altipalda, e invece un po' meno bene, con Molfetta. sì, è vero, è vero. No, secondo me non so perché. Ah, io non era nella mia giornata, ho giocato molto male e sì, contro Altipalda funziona tutto, no? Tutto era giusto sulla testa, poi sono iniziato male contro Molfetta e forse un po' psicologica sono andato più giù durante la partita. Però, a detta sia dei tecnici che rappresenta la partita, non benissimo in attacco, però negli altri fondamentali, muro e difesa, sei riuscito a fare bene. Questo, insomma, è una Sì. nota positiva tra quelle negative. Ma, sicuramente difendete bene, secondo me. A muro posso fare meglio, ma ogni partita devo fare meglio in muro perché lo so, sono alto e devo essere più di là, devo lavorare su questo aspetto, ma in difesa secondo me ho fatto bene. Quindi adesso andiamo a vedere l'intervista con Daniele Ricci, ovviamente un Daniele Ricci molto arrabbiato dopo la sconfitta di domenica, arrabbiato soprattutto per l'aspetto psicologico della partita. Andiamo a sentirlo. Mister, oggi Segrate non è entrato in partita o Molfetta lo è stata fin troppo?
La pallavolo è sempre un misto di queste cose. Penso che Molfetta ha fatto la sua partita, non mi aspettavo niente di meno e neanche niente di più. E credo che il Segrate non abbia fatto la partita per, se vuoi, ti direi per scarsa umiltà. Perché quando si gioca pallavolo oggi bisogna avere l'umiltà di in campo di fare al meglio le cose di quel giorno lì, che non necessariamente vanno tutte le cose bene, però sfruttare le proprie capacità di quel giorno lì e sfruttare anche le debolezze degli avversari. Noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto dei problemi anche nel nostro campo, ma non abbiamo sfruttato assolutamente le debolezze che eventualmente avevano gli altri, che ce n'erano più di una. E quindi credo che al di là dei meriti del Molfetta abbiamo preparato, ma non preparato perché non l'abbiamo preparata tatticamente, perché non siamo stati abbastanza umili oggi durante la partita. È stato il risultato di questi ultimi 2 o 3 giorni dove probabilmente la squadra aveva la testa così un po' sulle nuvole. Forse quei 2 risultati pieni nelle prime 2 giornate ha scombussolato un qualcosa in vista di, in proiezione di questa partita. Se vuoi giocare per l'alta classifica devi farli, quindi il fatto di averli fatti e che ci abbia scombussolato è la cosa che mi dà più fastidio. Cioè mi dà più fastidio questo che i 3 punti persi. Cioè non essere capaci. L'atteggiamento. Diciamo l'atteggiamento, chiama la mancanza di sapere soffrire durante la partita quando si presentano le difficoltà, l'umiltà di, come ti ho detto, di sfruttare anche le carenze degli altri, perché non sempre puoi imporre per le tue qualità, a volte le tue qualità quel giorno lì non vengono fuori, che poteva essere il giorno oggi. E allora io credo che se dopo 2 vittorie facciamo una partita di questo genere, è questo che è grave. Cioè non è tanto grave il fatto di aver lasciato 3 punti a Molfetta, sì, dispiace, però si possono anche recuperare i punti. A un certo punto lei ha tentato anche la carta di far uscire fuori Fabbroni a metà secondo set, ma non è valso niente. Io non ho fatto qualche cambio perché la squadra non girava proprio. Sì, Fabbroni secondo me non ha fatto una buona partita, ha giocato 2 set e mezzo. Non ha giocato bene, secondo me, neanche 2 set e mezzo. Ho tentato anche quello, forse potevo provare anche Canzanella un po' prima, che poteva dare una scocca. Canzanella è un giocatore abbastanza del carattere, quindi forse oggi qualcosa poteva dare di più che io non gli ho permesso di dare perché l'ho messo solo gli ultimi punti. Per cui credo che non c'è tanto da dire. Quando giochi così, sarebbe bello vincere quando giochi così, e si può anche vincere quando giochi così, però devi avere un'altra mentalità, e se vinci quando giochi così con un'altra mentalità è segno che sei una squadra importante, perché giocando non bene vinci le partite. Troppo facile vincerle quando le giochi bene. Un'ultima battuta, queste cose qui gliele ha già dette ai ragazzi o martedì ne riparlate? No, ne abbiamo già parlato in questi 10 minuti nello spogliatoio. Penso che adesso bisogna solo mettere la testa sotto il manubrio, come si dice nel ciclismo, e pedalare e vedere di mettere in piedi la prossima volta non 2 vittorie ma 4. Prima di fare una partita, una prestazione del genere. Eccoci dunque, dopo l'intervista di Daniele Ricci, avete visto, insomma, il coach di Segrate non ha avuto troppi peli sulla lingua e ha detto molto sinceramente quello che è successo domenica e della gara non bellissima disputata dalla sua squadra. Bram, questa sconfitta può lasciare qualche strascico psicologico in voi? O riuscite a archiviarla in fretta? Sì. No, secondo me no, perché è solo il terzo giornata della campionata e dobbiamo solo guardare sul nostro campo e lavoriamo ancora duro durante la settimana, perché la settimana scorsa non abbiamo allenato benissimo, non so perché, forse mentalmente non eravamo nella nostra giornata, ma dobbiamo fare meglio questa settimana. A questo proposito, infatti, volevo chiederti quanto conta il lavoro della settimana per il risultato della domenica? Secondo me conta tanto, perché quando fai bene durante la settimana lo senti bene anche prima della partita, invece quando alleni male arrivi con la
prima della partita forse con qualche dubbio. Invece, per chiudere sulla partita di domenica, c'è qualcosa da salvare, qualche esperienza che vi portate a casa e quindi qualcosa di utile c'è stato a Molfetta? Sì, che secondo me dobbiamo giocare più con, come devo dire, con il cuore, mettiamo più dentro per anche in momenti della difficoltà, lo vedi una squadra che vuole vincere, fare bene, e secondo me questa ha mancato un po' durante la partita di Molfetta. Certamente, passiamo adesso però, voltiamo pagina, parliamo di domenica prossima. E innanzitutto vi ricordo che domenica prossima l'incontro non è alle 18 ma alle 16 e quindi dovete arrivare assolutamente prima al palazzetto di Segrate. Ci sarà la sfida con Perugia. Bram, come la vedi? Perugia secondo me è una squadra forte, perché hanno qualche giocatore tipo Vujovic che ha giocato sempre in A1, è molto esperto, e hanno 6 giocatori che possono fare la differenza, e questa è la prima sfida che conta per vedere come siamo. Una sfida di pari livello, insomma, sì, con una squadra così, di buon livello, quindi sarà un test importante quello di domenica. Esatto. E non bisogna sbagliarlo. No, dobbiamo fare bene. Assolutamente fare bene. E secondo te quali sono le armi migliori degli Umbri? Ho già detto che c'è Vujovic che ha giocato sempre in A1, che è molto esperto, è nato a Montenegro, ha giocato anche con la sua nazionale, ha vinto l'Olimpiade e tutto. Quindi la squadra esperta. Sì, è esperta, anche opposto, ha sempre giocato in A2, hanno 2 centrale forte, palleggiatore non conosco, ma mi hanno detto che anche lui è bravo, così è una buona testa. Invece voi tecnicamente cosa dovete curare bene per riuscire a vincere la partita? Secondo me è importante battere bene come ogni partita, poi dobbiamo difendere bene così inizierà a fare qualche dubbio all'altra parte e non sbagliare troppo come abbiamo fatto a Molfetta. Invece parlando della classifica, un giudizio sulla classifica, insomma, dopo 3 giornate qualche risultato di sorpresa si è visto? Sì, cioè Club Italia è prima in classifica, l'anno scorso era una ultima, non so com'è la squadra, hanno cambiato un po', e poi in qualche negativo c'è Castellana Grotte, secondo me hanno la squadra più forte di A2 quest'anno, e non hanno vinto il primo partita con 3-2, poi hanno perso 2 partite con 3-2. Quindi Club Italia è la sorpresa, anche Città di Castello? Sì, lo so già che Città di Castello è una squadra forte, hanno anche giocatori esperti, e, no, è una buona squadra, ma secondo me Castellana Grotta può fare meglio. Quindi secondo te chi vincerà il campionato? Quest'anno Segrate. Benissimo, con l'ottimismo di Bram chiudiamo questa puntata di Sport Day e ci vediamo innanzitutto domani al palazzetto, vi ricordo ancora una volta alle 16 inizierà la partita e poi il nostro appuntamento per sabato prossimo. Buona gara, buona pallavolo e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.